Konnichiwa e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Oggi torniamo nella zona Marvel, ma la Marvel sotto Sony, quindi Venom, un personaggio che nell'universo della Sony non potrà mai toccare l'universo degli Avengers. C'è solo Spider-Man che ha firmato il contratto per entrare nel mondo Marvel Disney. Però, come dicono negli extra qui, magari in futuro vedremo Venom che andrà in contatto con il personaggio di Spider-Man, anche perché nei fumetti Venom si univa al personaggio di Spider-Man negli anni 80 in origine, non a Eddie Brock. In seguito va con Eddie Brock. Insomma, qui hanno rifatto un pochino le origini di Venom. Ma, come dicono negli extra, magari un giorno si uniranno questi due mondi. Io non credo proprio che la Disney pagherà altri milioni di dollari per avere Venom nel suo universo. Diciamo che di personaggi ne ha già abbastanza. E Venom 2018, l'avevo già visto qualche anno fa, l'avevo ripreso, oramai sono mesi che ho questo 4K in casa, versione con bonus disc, ma di cui vi parlerò più tardi, a un prezzo ridicolo. L'avevo preso 10 euro forse da Amazon, 10 euro, insomma, avevo letto grandissime cose riguardo al video e anche all'audio. Io l'avevo visto in Blu-ray, mi sembra, ai tempi mi avevano prestato il Blu-ray, che era DTS HD Master Audio, e rivedendolo dopo 2 anni, sì, più o meno, mi piace ancora Venom. Come non mi è piaciuto tanto la prima volta, non mi è piaciuto ancora rivederlo la seconda. Anzi, forse la prima volta mi ero pure addormentato verso la parte finale, ma chissà in che punto della giornata l'avevo visto. Mi ero abbastanza un po' assonnecchiato rivedendolo. Diciamo che è un film impostato come se fosse un film supereroistico anni 90-2000. Non cerca di creare niente di nuovo, si basa su basi già usate 7000 volte nei film di origini. Non ha nessun, secondo me, ragazzi, questo io, sapete che a me piacciono i film della Disney Marvel, a me piacciono i fumetti, io adoro Batman, a me piace il tono più scuro della DC, comunque a tutti e due a me piacciono i supereroi, ok, vedo sia Wonder Woman, io me li guardo tutti, anche se un giorno vorrei vedere la versione di The Mask, ma la versione dei fumetti, perché chi ha letto i fumetti sa che versione è The Mask nei fumetti, molto spinta e birichina e ultra violenta. Comunque, a me, ragazzi, Venom a me non mi fa impazzire. Sono curioso di vedere il secondo film, che in teoria doveva uscire nel 2021, riguardante Carnage, interpretato da Woody Harrelson, ma boh, io non ho letto più niente del secondo film, quindi chissà se uscirà quest'anno, chissà se l'han finito, chissà se non l'han finito, chissà tutto. Secondo me è un po' anche noiosetto nel suo sviluppo. Sì, 2-3 risatine te le fai, c'è qualche scena d'azione, ma è tutto già visto, rivisto, stravisto. Anche il personaggio di Eddie Brock interpretato da Tom Hardy, non lo so, Tom Hardy cerca di essere divertente, ma nel farlo si sforza troppo di essere un imbranatello, si sforza troppo e un pochino si sente, ma questa è la mia modesta opinione. Se a voi piace un casino Venom, io sono contentissimo per voi. Ma passiamo al video, girato interamente con videocamere digitali a una risoluzione di 3.4, ma in alcune scene, come dice IMDb, hanno usato anche la risoluzione di 8K, magari per gli effetti speciali, non lo so, a cui si è arrivato un Digital Intermediate di 2K, presente HDR10 e Dolby Vision. Ah, ragazzi, a me l'immagine non mi ha fatto impazzire. Ho letto belle cose, ho letto anche un commento in cui praticamente diceva: se dovete mostrare le capacità del vostro televisore, gli mostrate Venom in 4K. Secondo me no. Data la fotografia del film, ai colori, non lo so, non spuntano mai fuori. C'è qualche colore, ma non spunta mai fuori dal televisore. Anche il Dolby Vision rispetto alla versione 1080p, di cui sono andato a rivedere qualche scena. Mi ero segnato qualche scena quando arriva l'ambulanza all'inizio, ci sono le luci forti che in HDR spuntano bene fuori dal TV, altre esplosioni, insomma, qualche zona critica mi sono rivisto, e la differenza col Blu-ray normale è un po' più luminoso, l'HDR ci dà un po' più di pancia all'immagine, poi compressione molto più alta, arriviamo a 70, 80 e passa mega, quindi vince il video del 4K per la compressione a
assolutamente. Infatti un leggero rumore video di qualche scena è più presente nella versione 1080p, rende un pochino più morbida e sporchetta in qualche inquadratura con poca luce o meno luce, soprattutto quelle di notte o all'interno di zone chiuse, ma a parte quello che è un pochino meno morbida in generale nel 4K, a me non ha colpito assolutamente. È una immagine digitale, mi ha dato proprio l'impressione di abbiamo puntato la telecamera, ripreso e basta così. Non c'è nessuna ricercatezza come stile visivo. Boh, non mi ha assolutamente colpito. Se a voi piace, assolutamente, io sono contentissimo, ma questo non è un film che consiglierei per dimostrare le potenzialità di un televisore, ma assolutamente. Il micro dettaglio che avvertirete è lo stesso del Blu-ray, un pochino meglio per la compressione, ma a differenza di 13 Hour, una delle ultime review che ho fatto riguardo al film di Michael Bay, dove lì l'upgrade a 4K era un po' giustificato a ottimo prezzo, e a 20 euro no, anche perché c'era lo stesso audio Atmos inglese Dolby Digital italiano, ma, e neanche uno straccio di extra, ma a un 9 euro, 3x10 euro su Amazon, lì sì, perché l'HDR è più contrastato, si vede, Dolby Vision anche lì, l'HDR è più contrastato e i colori e soprattutto le alte luci hanno un bel po' più di punch, insomma, la differenza si vede e il dettaglio usciva un pochino fuori meglio nella versione 4K per HDR, contrasto, compressione. Qui, a parte un'immagine meno morbida, il micro dettaglio, neanche micro dettaglio, il dettaglio dell'immagine è sempre quello, i primi piani sono quelli, l'effetto bagnato di Venom al computer è sempre quello, non mi ha assolutamente colpito l'immagine. Penso l'abbiate capito a questo punto, ma non mi ha assolutamente colpito. Là con Benghazi vi consiglierei di fare l'upgrade per il video a un ottimo prezzo. Ma di questo, se avete già il Blu-ray, l'avete già visto, non ci andate matti e dite solo vorrei vederlo in una forma che pompa in 4K. No, lasciate stare. A mio avviso, lasciate stare. Passiamo all'audio. Audio Atmos in inglese, DTS HD Master Audio 5.1 in italiano, lo stesso della versione 1080p. L'italiano mostra, gioca bene le sue carte, la scena della motocicletta con i droni che volano, esplodono, gli effetti bassi ci sono. Il centrale è molto caldo, molto pulito, insomma è un mix nuovo, moderno, che si sente bene di DTS HD Master Audio in italiano. Il doppiaggio è fatto bene, c'è Giannini come voce principale del protagonista Tom Hardy, e a me piace un sacco Giannini, sia papà che figlio hanno due voci speciali secondo me. Boh, punti entusiasmanti, effetti, le scene che ho rivisto, l'avevo già visto in DTS HD Master Audio col vecchio ampli, adesso ho riascoltato tutto con il Marantz. Boh, se è un film che se non mi ha... Allora, quando guardo una commedia, per esempio la recensione di Spike Lee, fai la cosa giusta, è un DTS:X, ok, però capisci che cosa deve essere quel DTS:X, quel mix audio, è un film normale, parlato, e quindi tu ascolti, sai che la musica la fa da padrone, la musica costruisce l'atmosfera, insomma cerchi di capire che tipologia di film è, lo guardi che tipologia di film è e ti aspetti un determinato audio. Infatti la cosa giusta, non mi aspettavo chissà cosa, però il calore, il dettaglio, tanti fattori che alla fine del film mi hanno fatto apprezzare il nuovo remix in DTS:X, nonostante da sopra non ci sia pioggia che cade, aerei che cadono, mitragliate, proiettili, non è Benghazi per esempio, però ogni film ha il suo giusto mix audio. A me Venom non mi ha fatto entusiasmare, non ho trovato niente di spicco che non ci sia già in altri film, si fa ascoltare, anzi gli effetti bassi, non la bottona intendo, spiego in parole povere, non la bottona boom, proprio quell'effetto che crea atmosfera come quando in Tenet sta per arrivare l'altro e iniziano a menarsi in reverse, senti wow, quegli effetti bassi che creano atmosfera non solo da subwoofer ma da tutti gli altoparlanti in generale, non l'ho sentito tanto, quindi secondo me non c'è stata un sacco di profondità. È bello chiaro, limpido e gioca con quelle carte lì. A me non mi ha colpito neanche l'Atmos,
gli effetti sopra ci sono, all'inizio, quando c'è l'inseguimento con la motocicletta, i droni che volano sopra, gli effetti ci sono sopra, anche se non tantissimi. Però in un film come Benghazi, dove c'è azione, poi parla in una scena, poi altra azione, oltre anche all'audio 3D molto espanso, no? Gli effetti proprio distanti, la differenza, ok, col Dolby Digital italiano, qui è DTS HD Master Audio. Però qui, tra uno e l'altro, non ho sentito quell'apertura che mi aspetto quando scelgo una traccia in Atmos. Giocherellona, si fa sentire, ma niente, niente di più. Non sto dicendo che se alzerete il volume non vi divertirete, non sto dicendo quello. Ma in linea globale, dopo un'ora e 50 di film, a fine visione, mi ha colpito l'audio? No. Non c'è stato niente di speciale, di figo in tutto il film. Secondo me, film piatto, video piatto, audio un po' meno che piatto, costruiscono l'identità del film di Venom. Non mi ha colpito tantissimo, neanche l'audio. Mi dispiace, ma non mi ha colpito tantissimo. Ma non lo sto sconsigliando, Per sentirlo in Atmos è preferibile all'italiano, ma se rifiutate due o tre effetti sopra, in italiano si può sempre ascoltare, perché lo stacco con l'Atmos non è così eclatante come tanti altri film. Tutto lì. Passiamo agli extra. Nel disco 4K c'è solo una sneak preview del film Spider-Man Into the Spider-Verse, che è dopo la fine dei titoli di coda, ma se lo scegliete come extra vi porta esattamente in quel capitolo, ed è in Dolby Vision quel pezzo di film. Il Blu-ray 4K di Spider-Man Into the Spider-Verse non è Dolby Vision, quindi se volete vedere un pezzo in Dolby Vision e fare magari le differenze, ve lo potete vedere. Gli extra sono tutti nella versione 1080p, dietro le quinte abbastanza curiosi. C'è anche una versione del film pop-up, cioè mentre guardate il film spuntano fuori i sottotitoli e vi spiegano tutte le curiosità della lavorazione del film, qualche curiosità sulla Marvel eccetera. Io ho visto due o tre capitoli e qualche curiosità la dice esclusivamente in inglese, tutto sottotitolato in inglese. Dicevo, extra dietro le quinte, interviste, ma il tutto abbastanza troppo commerciale. Ce l'abbiamo lungo così, Avi Arad, che da quando gli hanno portato pure via Spider-Man non c'è più nelle interviste, perché c'è Kevin Feige, oramai è il boss, è lui dopo che gli hanno dato il permesso. Avi Arad che continua a dire: è da tanti anni che parlavamo delle origini di Venom. PS, Sony, l'hai già fatto con Spider-Man 3, quindi se ti vergogni di quella nascita di Venom, stai facendo bene stando zitta. Comunque, sono extra che se non guardate anche va bene così, insomma. Oddio, mi sono preparato tanto per la parte. Boh, secondo me chi si è preparato la grande per la parte è Joaquin Phoenix con Joker. Secondo me, non in Venom, non una parte giocattolona come Eddie Brock. Però va benissimo così. Ognuno dice quello che vuole e sono extra commerciali. C'è qualche scena tagliata a 5 minuti, tra cui, quando avete visto il film, sapete che appena dopo l'inizio dei titoli di coda c'è un pezzettino che è la preview del 2, c'è la scena più lunga di quella conversazione tra Eddie Brock e quest'altro personaggio. Basta, un'altra scena tagliata con la computer grafica, in cui Venom sente l'antifurto di una macchina e inizia ad andare fuori di testa e ribalta la macchina, tutto lì, già con gli effetti grafici conclusi, quindi Amram speso migliaia e migliaia di dollari per renderizzare la scena e poi alla fine l'hanno tagliata. E poi basta, nient'altro ragazzi, davvero. C'è anche Kevin Smith che ogni tanto spunta fuori, perché Venom è nato negli anni 80 e si era unito prima al corpo di Spider-Man ed era solo un costume, dopo che tutti gli eroi della Marvel erano andati nello spazio su questo pianeta a menarsi uno con l'altro, alla fine eccetera eccetera. Ogni tanto Kevin Smith spunta solo fuori per dire: oddio che bello quel film, ma che figo quel film. Kevin Smith, abbiamo capito che ti piace tutto, che non riesci a capire se un prodotto è un po' peggio dell'altro, l'abbiamo capito, però non spuntare più fuori negli extra, perché ogni tanto lo rivedo Kevin Smith, ogni tanto sapete anche voi che dichiara qualcosina. Quel film è bellissimo, come l'ultimo, il sequel di Il principe cerca moglie, un film bello, mi ha pagato per intero. Ha pagato il sequel del principe cerca moglie? Dovessi dargli un voto, gli do 6, proprio per la nostalgia, per vedere i personaggi invecchiati del primo film, ma l'atmosfera, la mano di John Landis, ma non c'è assolutamente. Non ditemi che poi neanche il primo,
e così speciale, però con gli anni è diventato un piccolo cult. Ma non mi dire che il 2 del Principe cerca moglie è come l'1 e ti ha pagato in pieno, eh? Perché io un po' per metà film mi sono proprio rotto i cojones. Ma vabbè, chi sono io? Non sono sicuramente Kevin Smith. Kevin, mi mancano i primi film come Clerks, mi mancano tanto. Poi, questa è la versione che costava di più al lancio con il bonus disc. Questa edizione in 4K è presentata con film in 4K, film in Blu-ray 1080p e anche un bonus disc. Potrete comprarlo e vederlo solo in questa versione, il bonus disc. Un banalissimo Blu-ray, un Blu-ray hanno usato per un extra senza neanche menu di 20 minuti sulla nascita di Venom, di cui metà delle informazioni sono già contenute in un extra all'interno del Blu-ray 1080p. Mi spendono soldi la Sony quando fai downgrade dell'audio, non solo nostro ma anche degli altri, da DTS HD Master Audio ci porta tutto 5.1 per fare Dolby Digital, per fare un singolo unico disco per tutti i paesi. Mi fai quel downgrade lì e mi spendi i soldi per plastica, perché c'è un alloggio della plastica in più qua dentro per inserire il terzo disco, il produrre, il fare il disco, il masterizzare il disco senza menu, vabbè, per 20 minuti di extra, e poi magari l'avete pagato 5-7 euro in più il Blu-ray bonus, come quello di Spider-Man. Wow, che Blu-ray bonus spettacolare! O mi hanno detto il Blu-ray bonus di Blade Runner 2049, che è una zozzeria oscena. È un'operazione che non era da fare questa, l'extra ci stava di là. Se vuoi farmi un bonus disc, mi metti scene tagliate, quell'extra, qualche trailer in più, magari, insomma, mi crei un disco un po' più ricco. Bonus disc, un bonus disc. Ma spendere soldi per 20 minuti di extra, ma che? E poi ci tagliano l'audio, ripeto, non solo nella nostra lingua, ma anche in quelle delle altre. Vabbè, chiudiamola qui. Venom, Ruben Fleischer, regista di Zombieland, che se avete visto anche Zombieland 2 è un regista così, fa il film, non è super il film, secondo me col primo Zombieland gli è andata proprio di culo a Ruben Fleischer. Comunque è un filmetto, Venom, si lascia vedere, si dimentica facilmente, aspetto il 2 solo per vedere se è più spinto come film anche con la violenza, perché Venom non è un personaggio per bambini. Vediamo il 2 come sarà. Video in 4K, compressione migliore, ma a parte quello il dettaglio è esattamente identico al Blu-ray, anche l'HDR non dà la mano che dovrebbe in 4K. Non è decisivo l'HDR come altri film, quindi se avete già il Blu-ray e volete passare a 4K solo per l'immagine, secondo me lasciate stare, tenetevelo così che va bene così. Extra, avete appena ascoltato che cosa ne penso. Quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio, grazie come sempre per le iscrizioni, per i mi piace qui sotto, mettete mi piace, noi ci rivediamo nella prossima puntata. Sayonara a tutti e bye bye.